Siamo in broadcast. Bene, buonasera a tutti e grazie di essere intervenuti anche a un orario un po' particolare. Come diceva Fabrizio, il nostro primo evento on premise in questo caso, e la scelta dell'orario era un po' in dubbio. Ci siamo chiesti ma quante persone verranno, se ci saremo solo noi tre a mangiarci una pizza, oppure invece c'è una. Abbiamo già perso un po'. C'è una bella sala, mi fa molto piacere, quindi grazie di essere qua con noi. La mia sessione sarà su Sky for Business in una configurazione particolare che si chiama Atrio. Quindi andiamo subito a vedere. Per chi non conosce Skype, Skype for Business, questa è una frase che magari può sembrare una frase d'effetto, ma in realtà è forse il messaggio più complicato che dobbiamo far passare alle aziende che adottano questo prodotto. Perché? Perché è veramente un modo diverso di lavorare con Sky for Business, un modo completamente nuovo che cambia la relazione tra i colleghi, quindi l'interazione all'interno dell'azienda e soprattutto nei confronti dei partner, quindi quelli che sono clienti fornitori con cui andiamo a lavorare. Il microfono fa un po' le cose. Scusa. Assolutamente. Perché scegliere Sky for Business? Sicuramente per la chat. Sembra una banalità, ma in realtà la chat aziendale ha un effetto molto positivo all'interno delle comunicazioni tra colleghi e soprattutto anche nei confronti dei partner. A volte dobbiamo spiegare alle aziende perché adottare la chat, molte aziende ci chiedono, addirittura qualcuno ci viene anche di disabilitarla perché credono che sia un modo per perdere tempo all'interno dell'azienda, non è assolutamente così, è un modo per essere molto più efficienti ed efficaci nella comunicazione. Poi ovviamente c'è la parte di comunicazione audio e video tra persone, in meeting, su questa parte arriviamo dopo. E una parte fondamentale che sarà poi tutta la parte della presentazione, la parte dell'integrazione con la PSTN, quindi l'integrazione con la parte della fonia tradizionale. Web conference, collaborazione, integrazione con Skype con Zoom. Questi sono i pilastri che vanno a descrivere Sky for Business. Ci sono tanti prodotti in giro del mondo che fanno cose come queste, ma personale opinione, credo che sia Sky for Business sia l'unico prodotto che lo fa molto bene, tutti insieme. In particolare è ovviamente integrato con Active Directory ed è ovviamente integrato con tutta la suite Office. Ma c'è una parte che è fondamentale, della chiave di volta, la PSTN. Quindi l'integrazione tra Sky for Business e tutta la parte della fonia tradizionale, che sarà poi l'argomento della sessione nostra e anche dei colleghi. Perché dico che la parte fondamentale è l'integrazione con la fonia? Perché da dati empirici, che non sono dati fatti da prelevazioni, date a aziende che chiedono informazioni, questi sono dati che ho preso dai nostri impianti, gli impianti che non hanno l'integrazione con la fonia, quindi impianti Sky for Business dove non c'è la possibilità di parlare con una telefonia tradizionale, non posso effettuare una telefonata, non posso riceverla, sulla telefonia tradizionale, abbiamo un livello di adoption, quindi quanti utenti vanno effettivamente a utilizzare il prodotto, è attorno all'ordine del 10-15%. Cioè abbiamo impianti mostruosi, megagalattici, in cui un utilizzo un po' povero. Laddove gli impianti sono integrati con la fonia, quindi dove ho Sky for Business utilizzato anche come centralino, quindi come IPv6, ho raggiunto un livello di adoption dell'85-90%. Ribadisco, questi sono dati che io ho rilevato in quasi 10 anni di attività sui nostri impianti. Possono essere discutibili, possono essere magari confutati dalla vostra esperienza, magari piacerebbe anche parlare con voi, però questi sono dati che io ho ottenuto nella mia esperienza. E sono dati importanti, cioè non parliamo di differenze di pochi punti, parliamo di utilizzo del prodotto a un certo livello oppure sostanzialmente un prodotto utilizzato in maniera marginale. Se dopo volete poi approfondiamo anche il perché saremo questi numeri. Comunque, sicuramente la fonia è dirimente ed è talmente particolare come argomento che mi porta ad avere tutti questi scenari che adesso andiamo
a vedere, non li guardiamo tutti insieme perché noi andremo a guardare soltanto la parte di marketing. Però ad oggi questi sono gli scenari disponibili su Skype for Business e in proiezione anche Teams, di cui sicuramente poi avremo anche dei dettagli da Pietro nell'ultima sessione. La fonia è quello che vi porta ad avere questi scenari. Se non ci fosse in mezzo la PSTN, la integrazione con la fonia, ci sarebbe probabilmente soltanto Skype for Business Online e in proiezione Teams. Invece ci sono tutti questi scenari, perché la fonia è sicuramente complessa, c'è un argomento dietro di complessità importante, ed è mi va a creare vari scenari. Oggi andiamo a guardare una sessione e guarderemo la parte di ibridazione. Domanda: perché serve ancora l'on-premise, quindi un'installazione fisica nel nostro data center, data center d'azienda, in un mondo che si sposta verso il cloud? Perché ci sono una serie di funzionalità, di funzioni, che esistono ad oggi soltanto on-premise. Perché sottolineo ad oggi? Perché domani esce una nuova funzione sulle altre piattaforme e questa frase magari potrebbe essere da cambiare. Però ad oggi è così. Una serie di funzioni esistono solo se vado a installare Skype for Business presso il mio data center. Quindi parliamo di occupato, vediamo se funziona il laser, sì, ma non su questo. Occupato, funzioni di call pickup, funzioni di call park, funzioni di call di award, non so in quanti conoscono questa funzione, comunque la possibilità di effettuare una chiamata da un cellulare passando dalla mia azienda, in questo modo non espongo il numero del mio cellulare. Ci sono situazioni in cui può fare comodo. Tutta la parte di integrazione con le funzionalità avanzate del 911, in Italia questa cosa non c'è, però negli Stati Uniti è fondamentale. SEPA Utile, che è uno strumento potentissimo per permettere all'amministratore di Skype for Business di lavorare per conto di un utente, quindi andare a modificare i settaggi di un utente al suo posto. Tipico trasferimento di chiamata che una persona si scorda di farli, lo posso impostare io da remoto. Senza questo strumento devo chiedergli la password e entrare col suo profilo. Capite che a livello amministrativo c'è una bella differenza. Control Panel, quindi abbiamo un'interfaccia di controllo con cui posso lavorare. Last post routing, quindi la possibilità di far uscire le chiamate dal voice gateway più vicino alla nazione che sto chiamando. Se io ho un impianto con voice gateway sparpagliato in giro per il mondo, posso fare in modo che la chiamata verso la Francia esca dal voice gateway francese, se non ho a disposizione. Faccio una chiamata negli Stati Uniti, ho un voice gateway negli Stati Uniti, faccio uscire la chiamata dagli Stati Uniti. Quindi in termini di costi, ovviamente, vado ad abbattere i costi. Location based routing, questa è una funzione un po' più particolare, però è la possibilità di permettere a un utente roaming, quindi un utente italiano che va nella sede inglese, di effettuare una telefonata a un numero d'emergenza non facendolo uscire dall'Italia, ma facendolo uscire dalla sede in cui si trova. Banalmente chiama il 112 dalla Francia, faccio un esempio, dalla Germania, la chiamata dal 112 non uscirà da Milano, sarà la sede di Milano, ma uscirà dalla sede in cui si trova. Capite che in termini anche di sicurezza è completamente diverso. List database, banalmente la possibilità di caricare sul server l'elenco delle mie subnet e dire ai client in che subnet si trovano, quindi far apparire in Skype for Business il nome della sede in cui mi trovo. Quando ho una sede sola un server giusto, quando ho una sede con un impianto distribuito su tante sedi, vedere a colpo d'occhio che il mio collega sta nella sede di Milano piuttosto che quella di Londra, senza doverlo chiedere, è una generazione. Private Line, questa è una funzione che arriverà in roadmap sulle altre piattaforme, ma ancora non c'è. Private Line è la possibilità di avere un numero nascosto, cioè avere il classico numero, questa è una cosa che di solito usano gli utenti ad alto livello, numero ufficiale e poi un numero segreto. Il numero segreto magari lo do soltanto all'avvocato o all'amante o cose di questo tipo, in questo modo riesco a fare fattura ovviamente. riesco a far arrivare la telefonata dal numero al numero privato, al numero segreto, anche se sono inoccupato, anche se sono non disturbato, in fiume che a volte è fatta richiesta. Trusted app, dopo vediamo un attimino meglio cosa sono, comunque la possibilità di avere oggetti che si fidano uno dell'altro all'interno del mio impianto e i numeri non assegnati. Il numero assegnato è una funzione utilissima perché se io ho 200 numeri pubblici, ho
primario con 200 numeri pubblici, magari ne ho assegnato soltanto 150, quando qualcuno chiama il numero di quel che non ho assegnato, la chiamata non va a cadere nel vuoto, ma finirà normalmente al centro lì. Questa funzione la si fa con l'assignment number. Prodotti interpretati esistono solo in questo momento, ribadisco, solo un premise. Call center, soluzioni di contact center, soluzioni di registrazione centralizzata delle chiamate, tipico mondo delle banche. Quindi dove c'è una banca, vogliono un sistema di registrazione centralizzato, devi darglielo con una soluzione che ad oggi esistono solo. Ethical wall, che cos'è? È la possibilità di segmentare il mio impianto Sky for Business e permettere a gruppi di persone di essere contattati solo da altri gruppi. Esempio banalissimo, gli utenti del consiglio di amministrazione, quindi utenti VIP, possono essere contattati solo da tot persone all'interno dell'azienda e non chiunque può chattargli. Questa è una soluzione che viene spesso utilizzata dai grossi gruppi che dicono: io non voglio che la prima persona di un'altra azienda federata veda lo stato di presenza del mio amministratore delegato. Banalmente. E quindi si mette su un prodotto che va a segmentarmi Sky for Business, altrimenti tutti vengono tutti. Trusted Application, che anche queste sono legate sia con funzioni che con prodotti di altre parti, e IVR complessi, quindi avendo bisogno di fare un IVR, quindi prendere uno per parlare con l'operatore, prendere due per parlare con un commerciale, prendere tre per parlare con l'ufficio vendite, quando bisogna fare IVR molto complessi con più ricerche di fasce orarie diverse, per esempio, quando ho esigenze molto particolari, solo un premise ho questo tipo di dispositivi che ho solo un premise. DECT, nel mondo in Italia, il DECT è utilizzatissimo, in particolare nel mondo della manifattura, nel mondo della produzione, dove ci sono grossi capannoni, dove ci sono realtà produttive, il DECT è assolutamente un must, non riesco a fare un impianto senza perlomeno proporlo. Il rilevamento uomo a terra, ci sono aziende che richiedono espressamente la possibilità, la necessità di avere un allarme quando il proprio utente che gira nell'azienda, magari in ambienti ostili, magari in zone non controllate, in zone dove se la persona viene, perché ci sono dei gas o dei fumi che possono essere pericolosi, deve scattare un allarme se l'utente sta a terra per 8 secondi. Queste funzioni ci sono solo se ho complesso. Poi ovviamente si possono andare a se volete possiamo andare anche a approfondire una per una, altrimenti questa è una carrellata. Telefoni Wi-Fi, possibilità di utilizzare telefoni non DECT ma agganciati alla Wi-Fi. Gli analogici, banalmente l'analogico gestito bene ce l'ho soltanto con complesso. Ci sono realtà che hanno magari, non so, 50 utenti PC, 50 utenti che qui potrei tranquillamente sostituire il telefono con un PC, che magari hanno centinaia di interni analogici, centinaia. È ovvio che non posso andare a dire buttargli tutto perché passiamo tutti lì, non mi ascolterebbero più. Common RF Phone, che cos'è il Common RF Phone? È un telefono che metto nella sala d'attesa, è un telefono che metto in un magazzino, in un punto dove non c'è Mario Rossi o Luca Bianchi, c'è sala d'attesa 1, c'è magazzino, un utente personale. Common RF Phone non esistono ancora in soluzioni che non sono on-premise. L'ultimo di quelli che cito sono i videocitofoni IP, sono dispositivi IP che io vado a mettere al posto del classico campanello, però sono integrati con la fonia a livello SIP, riesco a vedere l'immagine attraverso un programma, ricevo la chiamata tramite Sky for Business e banalmente riesco a dare una copertura di connettività, quindi posso controllare una sede remota, di solito togliendo magari una persona dedicata ad aprire la porta in una mia filiale. Quindi ci sono realtà che mi chiedono, io ho una piccola filiale, una piccola sede, magari a un chilometro di distanza dalla sede principale, adesso devo trattenere una persona lì per aprire la porta se qualcuno va a suonare. Metto un videocitofono, una chiamata arriverà fare da Sky for Business al centralino principale, VIP riesco ad aprire la porta remotamente, faccio entrare la persona
sempre dover dedicare alla persona specificatamente questo. Ci sono casi concreti, cerco di darvi la concretezza, diciamo, del quotidiano. Performance e statistiche, c'è tutto un discorso legato alla, alla gestione on-premise dei media, quindi la parte audio, che è quella audio e video, quella parte pesante del traffico. Il Cloud Mission Control, che è una funzione che mi permette di selezionare una linea in modo che una filiale A e una filiale B, se ho soltanto 2 megabit da dedicare alla, alla voce, riesco a dire al sistema: guarda che tu dopo 8 chiamate non puoi far entrare altra, perché non hai più spazio, non hai più banda. L'MPLS cosa significa? Significa che se io ho delle filiali remote in giro per il mio mondo, con la soluzione Sky for Business Online, io dovrei, diciamo da best practice, far uscire la filiale direttamente su internet. Non la devo, non la devo far passare da un connettore centrale. Ci sono aziende che questo non lo permettono. Vogliono che tutte le filiali dell'azienda passino attraverso la filiale principale. Con Sky for Business Online questa soluzione non sarebbe adatta. Con l'on-premise riesco invece a dare una risposta a questo tipo di esigenza. Media redirection nel VDI, quindi se ho delle soluzioni di virtual desktop, riesco a gestire l'instradamento del media, quindi del flusso audio e video, direttamente dal, dal feed client all'altro endpoint della comunicazione senza farlo passare dal server centrale, che può essere Citrix, che può essere il terminal server di Microsoft, tramite una funzione che si chiama VDI Media Redirection. L'SDN, che non è altro che la possibilità di utilizzare il traffico Wi-Fi attraverso una soluzione che fa parlare il server Skype con il controller Wi-Fi, e il code TA record avanzato, quindi riesco ad avere funzioni di code TA record molto dettagliate, molto specifiche, che altrimenti sul cloud diciamo, ci sono, ma non sono, diciamo, a questo tipo di livello. Altra rilevabilità, questa è una cosa un po' strana, perché mi chiederete: com'è possibile che un impianto on-premise sia più affidabile di, del cloud? Questa è informazione che dà direttamente Microsoft. Nel momento in cui vuoi l'affidabilità 99,99%, devi affidarti on-premise, perché riesci ad avere, pagando, ovviamente non è gratis, ma potresti avere molti voice gateway, potresti avere un impianto iperridondato che riesce a portarti l'affidabilità a questo livello. Nel cloud c'è 99,9%. TDF però è un dato di fatto. L'ultimo passaggio, le sedi remote con le versioni on-premise, riesco ad avere la funzione di SDA e SDS, quindi riesco a garantire a una filiale remota di sopravvivere solo sulla fonia, anche a fronte della caduta della connettività verso la sede centrale. Quindi riesco a fare quello che nel mondo Cisco e SRTS, riesco a farlo con anche con Sky for Business. Primo aspetto, c'è una funzione particolare che è la dynamic conferencing, che nel mondo on-premise è licenziato per impianto, quindi ho un impianto on-premise attivo a dynamic conferencing con 1000 utenti, costa quello. Per in cloud abbiamo un costo di essere per utente, quindi c'è una grossa differenza se i numeri salgono a certi livelli. È l'unica grossa differenza in termini di licensing tra l'on-premise e il cloud. Il cloud ha una serie di vantaggi, non è che è innegabile, non possiamo non citarli, ed è il motivo per cui qui dobbiamo fare l'hybrid. Primo vantaggio del cloud, secondo me, è quello che stiamo usando in questo momento, il broadcast. È una funzione strepitosa. Ci sono aziende che pagano migliaia di euro per una singola sessione di broadcast, come stiamo facendo noi adesso. Questa la stiamo facendo per gratis. Quindi, grazie alla potenzialità di del cloud, possiamo fare una sessione, ovviamente uno a molti, lo stiamo facendo noi, uno parla, molti ascoltano, speriamo che siano tanti, fino a 10.000 persone che mi possono ascoltare in questo momento grazie alle funzioni di Sky for Business, di Sky for Meeting Broadcast. Ha una serie di limitazioni, non posso condividere il desktop, devo usare PowerPoint, però credo che sia una limitazione assolutamente di poco conto, perché di solito c'è da PowerPoint in questo tipo di eventi. Ovviamente posso distribuire audio e video, ma ci possono essere 10.000 persone in questo momento che potrebbero ascoltarmi, con addirittura la possibilità di avere traduzione in tempo reale, perché c'è, non traduzione, scusate, la caption, e sottotitolazione in tempo reale. Questa per me è una funzione
eccezionale. Ribadisco, ci sono aziende che fanno questo tipo di servizi professionali, ti fanno pagare una singola giornata qualche migliaia di euro. Quindi, un aspetto sicuramente non da poco. Con questo prodotto si possono fare piccoli studi di produzione, sessioni anche a un livello qualitativamente molto alto. Okay? Quindi sicuramente un servizio senza costi aggiuntivi, compreso in tutti i piani E1, E3, E5. Secondo aspetto, se devo fare un meeting, quindi sta parlando di broadcast, dove c'è uno che parla e tanti che ascoltano, ma un meeting, quindi possono esserci anche tantissime persone che devono partecipare tra di loro, grazie alla potenza ovviamente del cloud e al fatto che la banda è virtualmente illimitata, io posso ospitare dei meeting con potenzialmente fino a 250 partecipanti senza preoccuparmi della mia banda, perché se questo meeting con 250 persone lo ospitasse con Premi, ci sarebbero 250 connessioni che mi entrano sulla mia banda. In questo caso, con questa soluzione, quindi usando il cloud, potrei non preoccuparmi della banda, perché è un discorso che praticamente, essendo limitato in cloud, non mi devo preoccupare. Ovviamente abbiamo anche la funzione di PSTN conference, che come dicevo prima, la differenza in termini di licensing, ma online ho questa funzione che posso anche permettere a persone che non hanno in quel momento un PC davanti di partecipare via telefono. Terzo aspetto, Sky for Business online è sicuramente una soluzione ideale per andare a coprire filiali, sedi anche importanti in giro per il mondo, laddove non sia necessario quell'elenco di funzioni voce che abbiamo visto prima. Quindi, se io ho bisogno di quelle funzioni che abbiamo visto prima, la soluzione online non è probabilmente la soluzione giusta, ma laddove io debba andare a coprire sedi periferiche anche con la fonia, ma magari con funzioni più limitate, sicuramente la Sky for Business Online è un'ottima soluzione. Poi in questo momento abbiamo on-premise e online. Andiamo a vedere perché è importante validarlo, che è il cuore, diciamo, del titolo della sessione. Perché è importante validare l'on-premise e il cloud? Prima di tutto è una necessità mandatoria. Non posso esimermi da ibridare un impianto on-premise, un impianto in cloud, nel momento in cui è attivo il cloud. E adesso vediamo perché. Ipotizziamo di avere un'azienda che si chiama A, che ha Sky for Business on-premise, e un'azienda che ha Sky for Business on-premise che si chiama B. In cloud c'è un'azienda che ha Sky for Business online che si chiama C. L'azione tra di loro funziona, quindi A e B si vedono. B e C si vedono, C si vedono, quindi fino a qua tutto a posto. Tutti gli utenti possono parlare tra di loro, tra A, B e C. A questo punto l'azienda A decide di aprire un tenant su Office 365. Bellissimo, voglio sfruttare quelle funzioni che abbiamo visto un attimo fa. Apro il tenant, parte Exchange, parte SharePoint, parte Sky for Business, viene costruito il tenant. Istantaneamente, nel momento in cui faccio questa operazione, ma non ibrido, perché ancora non ho fatto questa operazione, la federazione tra C, che è in cloud, e A muore, perché in cloud vedrà che c'è un tenant A che è stato attivato e per lui A sarà il tenant con cui andare a parlare, l'impianto con cui andare a parlare. Quindi nel momento in cui l'azienda A apre il tenant sul cloud e non fa l'ibridazione, tutti gli impianti Sky for Business online non riusciranno più a parlare con gli utenti che stanno presso. Quindi fare l'ibridazione non è opzionale, è mandatorio. Non so se mi sono spiegato. Non è una scelta. Nel momento in cui avete un impianto on-premise, aprite il tenant con Office 365, piano E1, piano E3, piano E5, e non ibridate, vi giocate la federazione dagli utenti che stanno in cloud di altre aziende. Quindi l'ibridazione va fatta. E già potrebbe essere un motivo sufficiente per dire bisogna farlo e basta. Ma ci sono altri motivi. Secondo passaggio, l'accesso alle funzioni del cloud dall'on-premise. Quindi nel momento in cui ho un impianto Sky for Business on-premise, perché? Perché ho necessità di usarlo con le funzioni che abbiamo visto prima, ma ho aperto l'Office 365, quindi ho aperto un tenant Office 365, potrò cominciare a sfruttare
una serie di funzioni. Io ho degli utenti on-premise, ho un voice gateway on-premise, posso usare le funzioni che abbiamo visto prima, quindi meeting online, posso usare Skype Meeting Broadcast, posso avere filiali in giro per il mondo che useranno solo Skype for Business Online. Grazie all'ibridazione, queste due entità vengono viste come un'entità unica. Posso avere degli utenti che stanno solo in cloud, perché no? Magari gente che deve usare la fonia base, non ha bisogno di particolari funzioni, sono sempre in giro, non vengono mai in ufficio, li metto direttamente in cloud. Posso spostare gli utenti, quindi nel momento in cui decido che un utente dall'on-premise non mi serve più lì, lo voglio spostare in cloud, lo porto in cloud. Ho un utente in cloud che deve tornare on-premise, lo sposto. Sono comandi anche molto semplici che si fanno da interfaccia grafica. Quindi queste sono già motivazioni sicuramente non mandatorie, ma utili da sfruttare un po' di impianto. Andiamo a vedere forse l'aspetto più interessante, che è la possibilità di utilizzare da parte di utenti in cloud le mie linee telefoniche on-premise. Quindi quello che si chiama on-premise call holding, call handling, scusate. In pratica cosa succede? Io ho un utente con un impianto on-premise, ho il mio utente on-premise che è qua sotto. Mi avvicino perché se no. Ho il mio impianto completamente attivato sulla voce. A un certo punto decido che il mio utente in cloud potrà effettuare telefonate sfruttando il mio voice gateway on-premise. Questa è una funzione eccezionale perché l'utente è in cloud, l'utente non pesa sul mio impianto, quindi lo posso tenere essere in giro per il mondo senza gravare sul mio impianto, ma posso permettergli di utilizzare la mia fonia locale per effettuare e ricevere telefono, come se fosse un utente on-premise. Ma tutte le funzionalità no, c'è un sottoinsieme di funzionalità che perdo nel momento in cui l'utente lo sposto in cloud, che sono: non funzionerà più il DEF, non funzionerà più il media bypass, quindi la voce passerà attraverso il mio server edge, che verrà gestito dal mediation server che finirà al voice gateway. Poi diciamo che non è una funzione, non è un grosso problema. No, non posso più essere un agente del response loop, quindi se l'utente in cloud deve rispondere a chiamate che arrivano al response loop, non può essere messo in cloud. Non avrà le funzioni di 911, non avrà il callback. Tutto il resto funziona. Quindi mi stanno mandando messaggi. Se il mio utente che devo spostare in cloud non ha bisogno di queste funzioni, lo posso mettere tranquillamente in cloud e utilizzerà le mie linee telefoniche on-premise. E audioconferenza. L'audioconferenza è un dettaglio. Quanto tempo ancora? 4 minuti. Ok. L'audioconferenza a dettaglio, perché è un passaggio che di solito manda un po' in crisi. Attenzione, gli utenti in cloud faranno meeting e sfrutteranno solo le funzioni di audioconferenza in cloud. Quindi se io ho un utente in cloud, io organizzo un meeting, non potrà utilizzare la mia linea telefonica on-premise per ricevere le chiamate sui meeting che organizza. Dovrà utilizzare necessariamente il servizio in cloud di Microsoft. Conclusioni, praticamente finito, direi che sono stato dentro abbastanza bene con il tempo. Skype for Business Server, soluzione completa per Enterprise Voice e ovviamente la Unified Communication. Skype for Business Online, potenza e flessibilità del cloud inimmigabile, con servizi unici che abbiamo visto come appunto Broadcast, che stiamo usando in questo momento, e gli altri, e funzionalità Enterprise Voice base rispetto a quelle che abbiamo preso. Mi permette di metterle insieme, farli parlare uno con l'altro e sfruttare il meglio dei due mondi. Due parole su quello che qui sarà un'anticipazione di Pietro su Teams. Microsoft ha confermato Ignite l'impegno a proseguire lo sviluppo dell'on-premise. Uscirà nel 2019, con preview del 2018, la nuova versione di Skype for Business Server. E Skype for Business on-premise non sarà interessato dalla migrazione a Teams. Migrazione che comunque è importante ricordare che verrà sempre gestita come
a vostra scelta, un discorso di un po' alla volta si comincerà a utilizzare Teams. Non c'è la necessità di migrare tutto a Teams immediatamente, assolutamente, però la versione on-premise del server non verrà impattata da questo tipo di migrazione a Teams. Uscirà il nuovo client Skype for Business, che sarà solo per Windows 10, non è un grosso problema, e sarà solo in versione pre-curata, quindi non ci sarà più le versioni MSI. La migrazione, questo l'ho detto prima, la migrazione a Teams sarà comunque graduale e controllata dall'IT. Quando Teams sarà maturo, sono uscite ieri, il dopo Pietro ce ne parlerà, protezione degli investimenti, questo è un aspetto fondamentale perché gli investimenti che eventualmente avete già fatto in termini di ho comprato dei sistemi da sala compatibili con Skype, ho comprato dei telefoni compatibili con Skype, tutto quello che funziona con Skype for Business online funzionerà anche con Teams. Punto. Questo Microsoft ci ha messo la parola in più occasioni, quindi non abbiamo motivo di credere che non sia così. Se avete dei dubbi su quali sono le funzioni supportate da ognuna delle varie scenari che all'inizio vi ho semplicemente mostrato, ma che poi non abbiamo avuto il tempo ovviamente di approfondire, ho realizzato una tabella che potete scaricare da questo link, SFB US Teams. Attenzione perché maiuscole e minuscole sono significative su Meetlight. La tabella è costantemente aggiornata, ieri sono uscite le roadmap, dove ne devo aggiornare molto tempo, già. Diciamo che nei prossimi giorni aggiornerò con la roadmap. Lì dentro ci sono tutte le funzioni, come è supportata, non è supportata, funziona o non funziona, ci sarà, non ci sarà, forse ci sarà. Okay? E quindi se avete un dubbio, andate a vedere, ci sono un bel po' di righe. Questo è utile per rispondere a un dubbio. Ho un dubbio, questa funzione ce l'ho in questa configurazione, lì dentro c'è scritto. Io ho concluso, domande, mi stanno mandando dei segnali bruttissimi dalla vita. Le domande, se ne avete adesso più che volentieri, se no ci sarà una sessione. Sì, possiamo porre anche dopo. Oppure se volete segnare, sarete... Poi ce l'ha su qualcuno. Grazie. È direttamente impossibile. Se lo stai qua, devi stare fermo e immobile. Tranquillo, vi faccio dei chilometri quando parlo, quindi non parlo. Ok, sentite bene? Sì. Sposto di qua. Allora. No. Fuori dal fare. Io non so, ma la posizione perfetta. Fuori dal logo dello scogliamo. Posizione. Luca. Ok, con Luca abbiamo visto, quindi siamo partiti dagli scenari on premise dove ci ha raccontato tutte le belle feature che abbiamo con i nostri impianti, come dice Luca, mi fa morire perché non usa la parola impianto, lo prendo sempre in giro, però la dice Luca sulla sua esperienza da telefonista vero. Quindi abbiamo visto le feature dell'installazione on premise e ci ha fatto vedere quali sono i vantaggi dell'integrazione con il cloud, quindi l'ambiente ibrido. Io vi parlerò invece del cloud, quindi siamo arrivati tra le nuvole. Allora, prima di iniziare vorrei mostrarvi questa tabella. Praticamente in occasione di Ignite, a settembre, Microsoft ha fatto una serie di lanci, le software prodotti nuovi, fatto annunci. In quell'occasione ha fatto un po' di rebranding anche sulla terminologia, cosa che ci mette sempre in difficoltà, perché anche stasera parlerò di cose, dovrò usare termini nuovi, questo già che non ci riuscirò, quindi la diciamo la scarpa, qualcosa. Quindi quello che era il Cloud PBX, non si chiama più Cloud PBX, ma si chiama Phone System. PSTN Conferencing si chiamava Audio Conferencing, PSTN Calling Plans,
quello che era da Fonsancio PSDN è diventata, si chiama Communication Credits. Ok? Lo facciamo apposta per come. E lo so, non so, quando imparo le cose per la TV. Perfetto. Allora, stiamo parlando quindi di cloud. Cloud di Microsoft, quindi Office 365. Quindi quello che, di cui vi parlerò questa sera si acquista attraverso delle subscription Office 365. In particolare stiamo parlando dei piani Enterprise, quindi Skype for Business Online, sono richiesti i piani Enterprise, quindi piano E1, E3, E5. Vi ho riportato questa tabellina per farvi vedere sui vari piani quali sono le feature che vi vengono. Quindi partendo dalle feature di base di Skype for Business Online, disponibili su tutti e tre i piani, arrivando a quello che è Cloud UBX, la slide della giornata, dovrebbe esserci il Phone System, quindi, ok? Il Phone System è disponibile come add-on per i primi due piani e invece è compreso nel piano 5, esattamente come la parte PSTN Conferencing, quindi Audio Conferencing, disponibile come add-on per i primi due piani, compresa nella E5. Ciò che vi ha rappresentato come PSTN Calling, quindi stiamo parlando della parte di consumption, quindi di consumo, di traffico PSTN direttamente dal cloud, è una cosa che va a consumo, quindi un pacchetto che viene pagato a consumo, per cui non è un semplice add-on da aggiungere ai vari piani. I componenti di Skype for Business Online, quindi abbiamo lo Skype for Business, siamo online, siamo sull'Office 365, vediamo quali sono le funzionalità che ci vengono da questo prodotto. Abbiamo le funzioni di base, che vi ha raccontato già prima Luca, quindi non mi sto ad annoiare, però di base abbiamo conferenza, audio e video, VoIP e conferenza, sempre VoIP, quindi non stiamo parlando di numeri telefonici, non c'è interazione con la parte di STN. Audio conferencing, che abbiamo detto è un add-on invece incluso in E5, quindi la possibilità di fare dial-in e dial-out da una conferenza Skype for Business Online. Poi ne parleremo in modo più dettagliato. Il phone system, quello che si chiamava Cloud PBX, quindi la possibilità di assegnare dei numeri telefonici ai vostri utenti Skype for Business Online, in modo che possano chiamare ed essere chiamati dal cloud. E la parte di calling plan, quindi il caso nel quale in cui Microsoft diventa il vostro carrier, quindi vi vende il traffico PSTN e le numerazioni telefoniche. Quindi questi sono i componenti dello Skype for Business Online. Il primo componente di cui vi ho parlato, quindi la parte di audio conferencing, che cos'è? Quindi è qualcosa che abilita la possibilità di chiamare o essere chiamati da una conferenza Skype for Business. Quindi abbiamo una conferenza Skype for Business, posso mandare degli inviti a degli utenti, i quali potranno fare join alla videoconferenza, quindi partecipare alla videoconferenza componendo un numero da un telefono tradizionale. Stessa cosa anche in dial-out, quindi io posso essere all'interno di una conferenza Skype for Business Online, posso chiamare, introdurre un utente attraverso un numero di telefono PSTN. Questa è una delle funzionalità di conferenze. Per la parte di conferenze non sono necessarie licenze Cloud PBX, quindi Phone System, è una feature che potete aggiungere alle funzionalità di base di Skype. Non so se riesco a mettere bene sto. Posso fare? Ok. La parte di audio conferencing, anche se si basa sull'utilizzo di un numero telefonico, è qualcosa che viene fatturata direttamente nell'ambito dei contratti delle subscription Office 365, quindi viene fatturato direttamente da Microsoft. Ha un costo flat per l'utente, come diceva Luca, al contrario di questa funzionalità on-premise che non richiede una licenza specifica per l'utente, quindi è licenziato per user. Il traffico è flat per le chiamate nazionali, ovviamente, ed è disponibile in 64 country, tra cui anche l'Italia. I numeri di accesso, quindi per fare dial-in, sono disponibili in 90 country, 400 città, e in dial-out la possibilità di raggiungere più di 190 country.
Phone system siamo arrivati al vero centralino, al vero PBX, quindi il centralino nel cloud di Sky for Business Online. Quindi un prodotto che ci consente di fare chiamate, ricevere chiamate, notare chiamate, quindi fare cose con delle numerazioni tradizionali utilizzando una serie di client che sono quelli tradizionali che utilizziamo per connetterci a Sky for Business, quindi Windows piuttosto che telefoni e così via. Si propone come alternativa al PBX, quindi si propone come di darvi tutte le feature che avete con un tradizionale PBX. E vi lascio semplice da seguire perché non ho un'infrastruttura da mantenere, ho soltanto dei numeri da abilitare, della configurazione da fare, ma è semplice rollout. Qui sono elencate le feature core di Phone System, però in pratica avete un po' tutte le funzionalità di base di centralino. Dico di base perché prima Luca vi ha raccontato effettivamente che cosa c'è in più o in meno rispetto a un'installazione on-premise, quindi mancano quelle che sono chiamate funzioni avanzate di voce, come il response group e tutte le funzioni che vi ha elencato prima Luca. Come accedo al phone system? Accedo attraverso i client tradizionali che già conosciamo, quindi il client PC, il client Mac, il client per Windows Phone, iOS e Android. I vendor di phone hanno dei prodotti certificati per essere utilizzati con il phone system e c'è naturalmente il supporto VDI, quindi la possibilità di connettersi attraverso il VDI di Microsoft ovviamente e il VDI di Citrix e di VMware. L'amministrazione del phone system avviene, essendo un prodotto Office 365, attraverso il web portal, attraverso PowerShell per i più smanettoni. Abbiamo a disposizione una serie di interfacce, di strumenti per avere reportistica, come ad esempio la PSTN Usage Report, che poi vi farò vedere un po' più nel dettaglio, e la Call Quality Dashboard. Le funzioni amministrative che facciamo sul phone system, come vi ho detto prima, sono quelle di base, quindi la creazione di utenti, assegnazione di numerazioni, cose da admin, non a livello di infrastruttura, perché l'infrastruttura non la curiamo noi. Phone System ha un meccanismo di voicemail che ci mette a disposizione, la hosted voicemail, che si basa sostanzialmente su Exchange, online. In questo scenario non richiede nessun tipo di configurazione particolare e se l'utente che io vado ad abilitare a Phone System ha una mailbox Exchange, io gli assegno una numerazione che glielo abilito al phone system, automaticamente la trovo abilitata da voicemail e funziona. Naturalmente la posso disattivare se non mi interessa. Supporta 27 lingue, è customizzabile in 27 lingue. Qui vi ho riportato una tabella perché comunque se io ho un'installazione Exchange on-premise, io posso comunque continuare a attualizzare il mio ruolo di unified messaging di Exchange on-premise. È chiaro che devo guardare questa matrice per capire bene come combinare i due mondi e quali sono le limitazioni a livello di implementazione. Altra feature del phone system con più, quindi la possibilità di avere una gestione delle code, delle chiamate, facendo in modo che ad un numero risponda a un messaggio di servizio, la chiamata viene messa in hold e viene messa in una coda che poi viene trasmaltita da quelli che vengono chiamati gli agenti. La coda può arrivare fino a 200 chiamate e gli agenti che possono gestire questa coda possono essere fino a 50. La configurazione è molto semplice, posso andare ad assegnare come agenti vari utenti abilitati a phone system, oppure posso utilizzare anche dei distribution group o degli oggetti che enable per semplificare appunto l'amministrazione.
Le chiamate vengono gestite in modo molto efficiente perché vengono girate in modo parallelo agli agenti disponibili in modo che la coda venga smistata in modo molto veloce, in modo molto efficiente. C'è una gestione dei timeout dell'overflow, quindi ho la possibilità di dire dopo che una chiamata rimane per più di X secondi in coda, esegui delle azioni, esattamente come se una chiamata, cioè se la coda arriva a contenere più di un certo numero di chiamate, posso eseguire delle azioni, quindi ho delle azioni che posso attivare. Un altro delle feature di phone system, la parte di auto attendant, quindi la possibilità di creare un risponditore automatico con un menu vocale che attraverso text-to-speech vi legge delle opzioni, lingue disponibili, 27 lingue, che io posso controllare attraverso DTMF o attraverso text-to-speech, quindi un menu che è pensato per raggiungere dipartimenti o persone, quindi buongiorno, avete raggiunto la Ferrazzi Corporation, premere 1 per l'ufficio tecnico, premere 2 per e così via. L'attendant può essere associato ad un numero di servizio che sono disponibili attraverso phone system da Microsoft. È possibile attivarlo anche su delle numerazioni, dei numeri verdi o nelle country dove è supportato, dove è possibile farlo, è possibile fare anche la number portability, cioè posso portare delle numerazioni e utilizzarle con gli auto attendant. Opzione multiple di routing, quindi posso creare dei menu strutturati. Vi dicevo prima che per la parte di reportistica abbiamo a disposizione la Call Quality Dashboard, che come dice la parola stessa, una dashboard, cioè una vista che aggrega una serie di dati che vengono raccolti dal nostro sistema phone system, che come obiettivo è quello di farci vedere, di darci una fotografia della qualità del servizio che stiamo dando ai nostri utenti. Quindi viene la qualità attraverso una serie di campi e in forma grafica, avete la possibilità di vedere appunto come sta andando l'implementazione del vostro sistema online. Altro report che avete a disposizione su phone system è il PSTN Usage Report, che essenzialmente è un report che ha questo aspetto e ha l'obiettivo di darvi, con uno storico di 90 giorni, informazioni relative alle chiamate ricevute ed eseguite attraverso phone system. Quindi avete la possibilità di vedere chi ha chiamato, quale utente che ha chiamato, qual è il numero che ha chiamato, quanto è durata la chiamata, che tipo di chiamata ha fatto, ed è uno strumento interessante e utile per avere reportistica sulla parte dial-out sulla PSTN. Bene, vediamo che opzioni abbiamo disponibili per portare le numerazioni telefoniche sul phone system. Sostanzialmente abbiamo a disposizione tre opzioni, possiamo muoverci su tre opzioni. Le tre opzioni sono la prima, Microsoft Calling Plan, quindi Microsoft diventa il carrier, è colui che ci vende le numerazioni, è colui che ci vende il traffico nei paesi dove è disponibile. In questo momento è disponibile in Francia, Irlanda, Porto Rico, Olanda, Spagna, UK, US, e in preventiva in Germania e in Belgio. Il presto in Italia ce l'ho messo io con la speranza, è speranza, non è certezza, perché onestamente non c'è notizia, non c'è una roba, non so se qualcuno è in grado di smentirmi, ma... Guarda, si dice 2018, anche 17 e 16 le questioni aperte con Gazprom. Sì, il punto dolente è che Microsoft si deve mettere d'accordo alla fine con i carrier di base, e sappiamo che in Italia non è una cosa semplice. Quindi la prima opzione, purtroppo in Italia non ce l'abbiamo. La seconda opzione invece è lo scenario che ha descritto prima Luca, quindi hybrid con connettività PSTN on-premise. Io ho la possibilità di fare in modo che i miei utenti phone system, quindi utenti online, utilizzino la mia connettività PSTN
data dal mio impianto in hybrid con il mio phone system. Terza versione, Cloud Connector Edition, che di base è simile all'hybrid, cioè la connettività PSTN rimane la mia on-premise. Cloud Connector Edition, poi vi racconterò qualcosa in più, ma che cos'è? È una sorta di oggetto che dovete vedere come un'appliance che mettereste on-premise invece di un'installazione completa Skype for Business con tutti i ruoli, tutti i componenti, che come risultato ci dà la possibilità appunto di utilizzare la nostra PSTN locale con il phone system online. Quindi riassumendo, opzione 1, 100% online, quindi Microsoft è il nostro carrier, come potete vedere nel quadro a destra, infrastruttura on-premises deserta, cioè non ho nulla, ho tutto online. Però come abbiamo detto, in questo momento in Italia è uno scenario che non è purtroppo implementabile. Quindi connettività PSTN fornita da Microsoft, l'amministrazione è semplice perché non ho infrastruttura da mantenere. Microsoft si adegua ai requisiti legali della country dove attiva questo servizio, quindi è probabilmente per questo che non ce l'abbiamo ancora. Sappiamo come vanno le cose. Ovviamente c'è la possibilità di scalare facilmente integrando numerazioni e piani telefonici, quindi è molto scalabile. Dove è disponibile c'è la possibilità di fare anche la portabilità dei numeri, quindi io azienda che voglio andare nel cloud PBX posso portare i miei numeri nel cloud e smettere il mio disponibile nelle country che già vi ho detto. Seconda opzione, hybrid, non mi sto annoiando più di tanto perché ora l'ho descritta in modo molto dettagliato Luca, però nel riquadro di destra alla fine vedete un'installazione completa Skype for Business con tutti i ruoli necessari, più o meno complessa a seconda della necessità, però la PSTN è attestata on-premise in hybrid, quindi con il phone system che utilizza la connettività on-premise per uscire. In questo caso, se Skype for Business con le funzionalità Enterprise Voice è già disponibile, può essere utilizzato, quindi prego il mio hybrid e lo posso integrare a livello globale. Se ho già uno Skype for Business, non posso aggiungerci un Cloud Connector. Anche qui, come vi diceva prima Luca, è una soluzione molto flessibile perché io ho utenti on-premise, utenti online che posso muovere nelle due direzioni in caso all'occorrenza, come voglio. Non ho nessun limite di topologia nell'implementazione, qui posso sbizzarrirmi veramente da situazioni complete, semplici, a situazioni più articolate, a seconda di quello che mi serve, non ho nessun tipo di limite, solo la fantasia. Necessita di componenti di licenza on-premise, ovvio, quindi devo mettere degli oggetti in locale, devo licenziarli, devo gestirli. Terza opzione, Cloud Connector Edition. Vedete nel riquadro di destra che abbiamo un componente, che abbiamo questo oggetto che si chiama Cloud Connector. Non abbiamo tutti i ruoli che vi ho fatto vedere prima, abbiamo solo questo componente. Che cos'è il Cloud Connector Edition? Troppo. Sostanzialmente è un oggetto gratuito che potete scaricare gratuitamente. Lo dovete vedere veramente come se fosse un'appliance. In realtà è un ambiente che voi scaricate e dovete andare ad installare su un host fisico. Quindi il primo requirement è una macchina fisica Hyper-V sulla dedicata a questo ambiente, sulla quale andate ad installare questo ambiente in modo scriptato. È un ambiente blindato, cioè alla fine il risultato è che su questa macchina trovate quattro virtual machine con quattro ruoli base che vi realizzano un'infrastruttura simile Skype for Business, customizzata e blindata, che vi dà le funzionalità minime per fare in modo di accedere alla vostra PSTN locale e di connetterla al vostro mondo cloud. Quindi le quattro VM, la connessione verso il carrier può essere fatta via SIP, via SDC, via IPP, in vari modi attraverso questo.
diversi oggetti. Ci sono sostanzialmente due profili di sizing della macchina fisica per supportare fino a 50 chiamate o fino a 500 chiamate. Si possono avere fino a 4 CC e il per sito, eccetera. Esiste, il Cloud Rector Edition, esiste anche in versione realmente appliance prodotta da Sonos e da Audiocos. Cioè Sonos e Audiocos producono proprio degli scatolotti, degli appliance, dentro cui c'è sostanzialmente un motore di virtualizzazione con gli stessi oggetti che trovereste sulla macchina di Carlino. Che tante volte può tornare comodo perché comunque, come potete pensare, cioè, attrezzare una macchina fisica per Cloud Connector alla fine vuol dire avere una macchina fisica da gestire. In questo momento la gente tende ad andare in virtuale, dover avere un'altra macchina fisica da gestire, tante volte non è visto di buon occhio. La versione Cloud Connector Edition attualmente disponibile è la 2.0.1, non vi sto a annoiare con le feature che ha introdotto. Vi parlo soltanto di una che secondo me mancava realmente ed è importante, che è il Media Bypass. In pratica, prima dell'introduzione del Media Bypass, succedeva questo. Per quanto riguarda il flusso audio, il flusso media, faceva la strada segnalata in rosso, quindi tra l'utente Sky for Business e l'utente PSP all'esterno, il flusso audio transitava attraverso uno dei ruoli del motore Cloud Connector, che è il mediation, quindi arrivava al mediation e dal mediation arrivava dietro e usciva, quindi faceva un giro di questo tipo. Con l'introduzione del media bypass, il flusso streaming, il flusso media bypassa il giro che vi ho fatto vedere prima e viene attestato direttamente sul voice gateway, sull'SDC, molto, molto più efficiente. Ok, allora io vi ho fatto una panoramica di quello che trovate sul cloud per quanto riguarda la parte cloud voice. Luca vi ha fatto una carrellata di quello che vi dà l'hybrid e l'on-premise. Volevo fare due considerazioni con voi per capire qual è la topologia giusta da scegliere sulla base di alcune scelte per andare nel cloud con la voce. Ad esempio, la parte audio conferencing, vi ho detto prima che è un add-on che non richiede nulla di particolare, lo posso aggiungere sopra le mie funzionalità di base Skype for Business Online. Quindi può essere un buon entry point per mettere un piedino nel cloud con la parte PSTN, quindi ho la possibilità di chiamare, essere chiamato sulla PSTN in modo molto semplice, in modo economico. Se possediamo già un'infrastruttura Sky for Business, la soluzione migliore, come diceva dal titolo della sessione di Luca, e sicuramente l'hybrid vi apre scenari completi, cioè vi dà la possibilità di sfruttare il meglio dei due ambienti. Sull'hybrid ho un video, se mi trovo in una country dove Microsoft ci dà a disposizione con l'implant, quindi non in Italia, abbiamo la possibilità di comparare con l'implant, abbiamo la possibilità di comparare consumo PSTN dentro il cloud e fare in modo che i miei utenti cloud, gli utenti on system, escano direttamente dal cloud. Altrimenti Bring vi ho un PSTN server, quindi hybrid tradizionale come ve l'ha raccontato Luca, quindi usiamo la PSTN attestata sulla mia installazione Skype for Business on-premise. Se non si possiede un'infrastruttura Skype for Business, è chiaro che le considerazioni da fare sono un po' più articolate. Sicuramente la prima cosa da fare è analizzare i business requirement, cioè quello che io ho bisogno, i miei requirement sono compatibili con ciò che mi dà il cloud dal punto di vista delle funzionalità voce. Se la risposta è no, è chiaro che dovrò andare o in hybrid o addirittura on-premise per avere le funzionalità che sto cercando. Se invece le funzionalità voice che vi dà il Cloud Build Phone System sono compatibili, quindi vengono incontro alle mie
necessità, posso andare sopra e mettere il plan. Addirittura se ho a disposizione il calling plan è ancora più semplice, perché riesco ad andare veramente al 100% del plan. Cloud Connector Edition è sicuramente, fra virgolette, più semplice da implementare rispetto a Skype Business Server, perché comunque prima di tutto è gratuito. È da vedere un po' come, ecco, qui mi sbilancio dicendo che il Cloud Connector è da vedere un po' come un oggetto di transito per andare veramente nel cloud al 100%, soprattutto nelle country dove oggi non è disponibile con l'implant. Quindi Microsoft ci dà a disposizione questo oggetto gratuitamente e ci dice: bene, voi potete collegare intanto la vostra PSTN in modo gratuito, in modo più o meno semplice, più o meno economico, dico più o meno perché va declinato. Però di fatto questo è un oggetto che poi, nel momento in cui ho disponibile il mio calling plan, posso prendere, smontare e buttare via in modo semplice e agile. Se invece ci servono le feature particolari, avanzate, che ci ha raccontato prima Luca, direi che l'hybrid, piuttosto che l'on-premise, è la soluzione perfetta. Ok, io ho detto tutto. Avete qualche domanda? Facciamo adesso un break, domande. Se ce n'è qualcuna. Se c'è qualche domanda, manchiamo, se no ci rilassiamo con il break e poi. Che... Prego, prendo. Grazie. 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 Stavo, diciamo, aggiungendo un commento su che poi nella maggior parte delle installazioni che abbiamo presso i nostri clienti l'approccio è proprio quello hybrid. Mi viene in mente gli esempi nel settore energia, fashion, automotive, dove hanno proprio adottato una strategia, un'architettura di tipo hybrid. Quindi hanno i paesi coperti dalla PSTN, come Francia, Spagna, Nord America, che sono tutti completamente gestiti nel cloud, Microsoft è il provider telco a tutti gli effetti, Italia e altri paesi sono coperti dall'infrastruttura operativa, quindi prendono il vantaggio di entrambe le soluzioni, esattamente. E molto spesso vi parlo di soluzioni, questi scenari qui dove i clienti sono multinazionali italiane, dove la headquarter è in Italia, quindi hanno molti utenti in Italia, quindi magari ha anche successo avere la parte on-prem perché ho dei servizi più complessi che vanno fuori. Per un cliente multinazionale italiano è più complesso spesso gestire le infrastrutture fuori, quindi alleggerire la parte di infrastruttura con gli spostamenti più possibile su questo. Quindi questo potrebbe essere il giusto approccio. Se posso, vai. Adesso è il momento del break, però vi vorrei semplicemente dire una cosa. Se andate su questo link, che è semplicissimo, quindi bit.ly/riffa, e mettete il vostro nome e cognome, o è anonimo, nel senso che noi non utilizziamo questi dati, ci permettono poi di fare l'estrazione del premio, che è il Java Rival. Quindi se ve la lascio così, nel senso. La lasciamo aperta durante il break, come dicevo, non utilizziamo i nomi per qualsiasi cosa, ma se c'è un nome e cognome, io potrò l'estrazione random di un numero e assegneremo il premio. Noi non partecipiamo. Noi non partecipiamo, nessun altro della Microsoft in sala ne ha. Grazie a tutti, Ciao.
I
Grazie.
Grazie.
quello di Gianni è sondaggio, questo è già, questo è quello che va. Già per quello che va. Allora, è sicuro che si sono, esposti. Comunque, cosa succede? Praticamente adesso facciamo fare una conversazione di dietro, facciamo un'interazione e poi facciamo le spazioni. Sì, quando volete possiamo riprendere. Ancora no. Per presentare il prodotto, poi aspetta un secondino. Sì, un attimo che prendo funzione.
Scusate l'interruzione. Avete tutti? Sì. Ok, no. Tutti quelli che possono, ovviamente, Microsoft di giorno, non mi rovinare. Se lo fai, lo prendi e devi dare via. Adesso allora facciamo andare la Pietro Chiarella e poi facciamo l'estrazione. La registrazione è ancora sì. Cioè, poi tutti quelli che bene. Mi sentite? Sì. Ok, bene. Dico, fortunatamente non c'erano i codici, così riuscite comunque se anche gli stanche l'ora. Io vi separo dall'estrazione e dal ritorno a casa, quindi cercherò di essere diciamo breve, ma soprattutto interessante per i contenuti. Mi nome appunto è Pietro Chiarella, sono uno dei due specialisti di Microsoft su quello che è il mondo Skype, in particolare legato all'Office 365, ma chiaramente non disdegniamo la parte on-prem. Vi mostro una roba che è stata pubblicata questa notte, quindi cioè, in Italia siete probabilmente i primi a vederla. Noi eravamo a conoscenza da un paio di settimane e qui c'erano un po' tutti, veramente tutti i dettagli di quello che è stato inizialmente annunciato all'Italia. Questo è un disclaimer obbligatorio dove ovviamente subject to change, diciamo, come in termini di feature e di date di rilascio. Però siamo, che cosa vediamo? Vediamo in particolare, vedremo quello che è la roadmap su questo annuncio che è stato fatto ad Ignite di convergenza tra Skype for Business e Teams. A seguito di quegli annunci c'è stato un proliferare su news indipendenti da Microsoft, quindi vari siti, vari blog e quant'altro. Ok, Teams manda in pensione Skype. Non è così. Ora cerco di raccontarvi un pochino meglio. Quali sono stati gli annunci? Allora, innanzitutto un nuovo backend Skype. Cosa significa backend? L'intelligenza che è all'interno di Office 365 che si occupa di erogare servizi Skype for Business. Quindi è stato annunciato questo nuovo backend che diventa un backend in comune a Skype for Business Online e Teams. Io vi parlo di Teams dando per scontato che voi sappiate cos'è Teams. Alzi la mano chi, senza vergogna, diciamo, chi non sa che cos'è Teams. Siete tutti a conoscenza del prodotto. Bene, bene. No, lo chiedo perché è un prodotto che abbiamo rilasciato a marzo, quindi è abbastanza giovane. E c'è un proliferare, diciamo, di queste soluzioni. Non siamo gli unici, non siamo partiti per primi, anzi, se vogliamo siamo in coda gli altri, però crediamo di aver fatto un buon lavoro. Quindi diciamo Teams in qualche modo è stata data importanza a Teams perché diventa all'interno di Office 365 è stato denominato un po' l'hub della collaboration, arricchisce quelle che erano le funzionalità di Skype for Business con delle altre funzionalità, poiché noi possiamo vedere Skype for Business come lo strumento per fare comunicazioni di tipo sincrono. Cosa significa? Io vedo lo stato di presenza di un mio collega o di un partner esterno, perché con la federazione posso parlare anche con esterni, se è disponibile, se è occupato o quant'altro, mi mando un instant messaging, questa comunicazione viene in tempo reale fra me e lui. Poi posso avviare una chiamata, audio video, un meeting, comunicazione in tempo reale, quindi tipo sincrono. Teams è un oggetto che permette di fare la collaborazione anche asincrona. Ok, quindi si gestiscono dei gruppi, dei canali dove ci sono la chat cosiddetta assistente, un po' quello che ci ha insegnato, diciamo, negli ultimi anni
come esperienza d'uso WhatsApp, esatto, perché Teams è, diciamo, una sorta come esperienza d'uso, diciamo, simile a WhatsApp, decisamente più completo, multipiattaforma. L'altro, diciamo, l'altro annuncio è stato legato, ma l'ha già detto Luca all'inizio, al rilascio nel corso del 2018 del nuovo server denominato VNext, comunque Sky for Business Server 2019. Ci sarà anche Office 2019, e all'interno di Office 2019 sarà rilasciato anche Sky for Business 2019, proprio come ci ha raccontato Luca. Quindi questo cosa significa? Skype rimane come brand, Microsoft ci punta molto, tanto è vero che nella release serve nuova, quindi l'on-prem, ci sarà un focus particolare su quello che è la telefonia, quindi ridondanza, alta affidabilità, funzionalità telefoniche. Diventa un po' il punto di riferimento per chi vuole fare, diciamo, utilizzarlo come strumento di telefonia in particolar modo. Quindi Teams diventa, cioè è stato fatto anche un annuncio, questo, diciamo che un po' tutti i vendor di estrazione anglosassone, come dire, coniano dei nuovi termini, no? Che diventano un po' il mantra dell'anno. Adesso noi da Unified Communication abbiamo questo nuovo mantra che è Intelligent Communication, quindi tutte le nostre slide, tutti i nostri messaggi marketing saranno improntati su questo discorso di Intelligent Communication. Cosa significa? Si cerca di andare un po' oltre le limitazioni dell'Unified Communication. Intelligente perché? Perché mi permette di lavorare andando, diciamo, pensando a quello che è la collaborazione, cioè il meeting tra persone, andare a lavorare in maniera senza dover spostarmi da un'applicazione all'altra, in un certo senso. Quindi io uso il Teams in particolare, mantenendo il contesto in quello che faccio. Quindi passo da scambio documentale, chat, riunioni e quant'altro, e quindi ho una coerenza, diciamo, una continuità in quello che faccio prima, durante e dopo il meeting, perché uso la stessa piattaforma per andare a scambi. Lo storico dello scambio di chat, pezzi di codice su una società che fa sviluppo, che ho inserito all'interno di Teams, ho tutto quanto lì. Oggi cosa succede? Quando cerchiamo qualcosa, io sono il primo, cerchiamo in Outlook, con tutta l'organizzazione che cover Outlook, un motore di ricerca fantastico, vado a cercarmi in Outlook le informazioni di quel cliente, poi vado nelle mie cartelle, poi nel nostro caso magari andiamo su Yammer piuttosto che su Teams, cioè abbiamo 300 miliardi di informazioni. Immaginate poi per chi usa prodotti anche a livello diverso, quindi andare a cercare le informazioni un po' sparse dovunque. Quindi in questo senso è Intelligent Communication. E questa è l'interfaccia di Teams, ma mi avete dichiarato di conoscere a tutti, quindi dovrebbe avere anche un puntatore laser. Sì, ma su quel tipo di monitor. Scusa, questo qui sparisce, infatti. Quello che vedete di nuovo, perché non mi serviva il laser, questa funzionalità qui, che ancora non c'è su Teams che stiamo utilizzando, ovvio compreso, non sono ancora ahimè nella preview. Ci sono le funzionalità voce, quelle di Skype, quindi Skype for Business Online sono inserite qui all'interno. Quindi la stessa esperienza sarà portata anche qui dentro. Ora partiamo con la roba, sono tre slide dove parliamo di messaging, meeting e calling. Messaging, quindi tutte quelle che sono le funzioni legate proprio all'instant messaging. Cosa c'è di importante, di fondamentale, che è stato annunciato da Ignite, e qui c'è un po' lo sviluppo. Queste sono le funzioni che sono già disponibili, in particolar modo alcune di queste sono state annunciate ad Ignite a settembre, sono in via di rilascio, non su tutti i tenant, su tutti i paesi, partono, diciamo, contemporaneamente. In particolare quello che mi interessa, dal microfono, è Teams Skype for Business One-to-One Chat Interoperability. Cosa significa? Prima i due ambienti erano separati. Iniziamo ad avere la possibilità di fare chat tra client Teams o web app Teams e client Skype, avendo anche finalmente la presenza, un'unica presenza. Quindi se io sono un utente che ha entrambi gli strumenti, perché posso averli entrambi sul PC, anzi, è l'approccio che stiamo suggerendo, cosiddetto side by side. Quindi utilizziamo
la stessa licenza Office 365 permette di avere, diciamo, utilizzare il doppio client senza problemi. Quindi io la presenza è la stessa, quindi quella che vedo in Skype è la stessa che vedo in Teams. Oggi non era, diciamo, ancora così. Quindi questo aspetto qua mi unifica in presence tra due strumenti. E poi la possibilità, nel momento in cui vado a installare Teams la prima volta, mi vado ad importare i contatti che ho in Skype e nel mio buddy list, quindi è un'operazione che mi permette di portare dentro queste informazioni automaticamente. D'altro aspetto, l'interfaccia di gestione di Office 365, quella che abbiamo vista con Roberto, con un'immagine, diventa l'unica interfaccia. Quindi io all'interno dell'interfaccia di gestione dei miei utenti, delle mie profilazioni, gestisco contemporaneamente Skype e Teams, oppure Skype o Teams, e sono in grado anche di spostare, quindi spengo una funzione e accendo l'altra su determinati utenti. E ho la possibilità di gestire quindi anche un discorso di, abbiamo visto la parte della dashboard, di quality del servizio, anche quella è stata unificata, quindi man mano che saranno rilasciate queste funzionalità sui tenant, vedrete, per chi gestisce, diciamo, il tenant Office 365, questo tipo di novità. Questi erano i messaggi più importanti a livello, appunto, di instant messaging e presence come roadmap. Sulla parte meeting, quello che penso che tutti conosciate, lo Skype Meeting, rimane come concetto, quindi l'esperienza Skype Meeting dentro Teams. Questo vuol dire, anche a livello di scheduling, oggi se vado a pianificare una riunione in Outlook, aggiungo lo Skype e questa funzione è automatica attraverso un plugin, c'è un bottoncino, molti di voi lo utilizzeranno. È stato rilasciato, io l'ho visto, diciamo, anche come preview, stessa identica cosa con Teams, quindi io posso fare la pianificazione, lo scheduling, il meeting, o direttamente da Teams o da Outlook sfruttando un plugin in Teams. Posso anche averli contemporaneamente attivi in questa fase, diciamo, dove chiamiamola di transizione, questo periodo di transizione, posso avere entrambi i plugin all'interno di Outlook. Questo per esempio è una funzione. Poi vedete anche il numero di partecipanti. In questo momento 80 partecipanti in un singolo meeting, su Skype for Business sono 250. Questo numero sarà portato come large meeting a circa, si parla di 250, quindi analogo a quello che si fa con Skype, e poi sarà introdotto, questo lo vediamo nel 2018, il broadcast meeting, che è quello che stiamo usando anche adesso per fare lo streaming della nostra riunione. L'altra cosa che è stata attivata e si può già richiedere in preview è l'audio conferencing, quindi la funzione che vi ho raccontato prima, quello che si chiamava PSTN conferencing, oggi audio conference. Se un cliente acquista E5 o E3 più gli add-on per il discorso PSTN o audio conferencing, che dir si voglia, le può già utilizzare anche dentro Teams. Quindi io uso Teams, faccio una riunione, ho anche le funzionalità di bridge telefonico offerte direttamente da Microsoft. Altre cose che mi interessava raccontarvi qui, ecco, tutti questi belli aspetti che arriveranno nel 2018 legati alla parte hardware, cerco di stare lontano ma raccontarvi comunque le cose. Innanzitutto Skype Room System, Surface Hub, quindi oggi ancora per esempio Surface Hub non ha un client Teams integrato, un'interfaccia, sarà rilasciata. Lo Skype Room System, che è un oggetto Logitech o Polycom o Creston, sta arrivando anche Lenovo, è stato lanciato in Ignite, non so se lo conoscete, un oggetto che permette di, diciamo, abilitare una stanza, una sala riunioni con dispositivi magari video, audio video preesistenti, ad essere una sala registrata all'interno di Skype, quindi poter avviare un meeting senza PC. Questa cosa sarà compatibile poi gestita anche da Teams. Su questa parte qui direi non c'è nulla di... Ah, anche la parte di registrazione, via cloud, quindi queste cose nel corso del fine anno, prima metà del 2018, diciamo, rilasceremo questo tipo di funzionalità. La cosa importante
che mi preme di più raccontare, quello legato all'integrazione, quindi molto legato al discorso, io lo chiamo ancora Cloud BBX, quindi tutte le funzionalità di telefonia portate anche su Teams. Allora, qui sono menzionate un po' di feature telefoniche, le vedete divise in due gruppi, quindi alcune arriveranno immediatamente, prima, altre seguiranno nel corso del 2018. I telefoni, quindi i telefoni Polygon, per esempio, che oggi possono essere utilizzati con Skype on-prem o online, Polygon piuttosto che audio, saranno utilizzabili e registrabili anche all'interno di Teams. Cos'altro? La possibilità di vi volevo raccontare, chiamato ovviamente tra i due mondi, ma integrate anche con i terminali. Ah, ecco, per esempio, arriveranno le funzionalità che ancora non avevamo rilasciato su Cloud VX, per esempio la scena online, utilizzabile in alcuni scenari classici di direttore segretario. E queste sono funzionalità che arriveranno all'interno di Teams. Allora, il messaggio che ci è stato dato è quello che si suggerisce di far attivare, iniziare a promuovere Teams come strumento, proprio perché è diverso da Skype for Business, ma può essere, diciamo, si può continuare a utilizzare parallelamente a Skype for Business online. Non, diciamo, non obbligheremo il cliente a fare questo tipo di migrazione. Qui ci sono un po' di link pubblici che potete, diciamo, fare i vari approfondimenti del caso. E qui avevo alcuni screenshot dell'interfaccia proprio di Office 365 e qui vedete, è un po' piccolino però, e questa è l'interfaccia unica di gestione degli utenti, quindi Skype for Business e Teams, piuttosto che una chiamata, qui vedete il simbolino, non è vicino al microfono, ma vedete c'è l'iconcina Skype all'interno di Teams perché indica che quel collega sta usando un client Skype, quindi mi avverte che diciamo, potrebbe avere delle limitazioni delle funzionalità, perché ovviamente Teams ha delle funzioni in più. Qui c'è ad esempio una chiamata fatta tra i due mondi. Questi link sono importantissimi, il primo in particolare perché rimanda a tutto, quindi questo Skype and Teams, lì trovate anche la roba che vi ho fatto vedere e tutta una serie di informazioni legate ai due mondi. Ora siamo pronti per le domande e per l'estrazione. Sì, sono delle domande. Siamo qui su tutti gli argomenti, quindi ne ho io che rimetto magari il tuo placeholder con le indicazioni dell'estrazione. Questo qua. Esatto. Se qualcuno, esatto. Prego. La roadmap del cloud connect. Bellissimo. Sì, bella domanda. Allora, grazie per averla fatta. Possiamo stoppare il broadcast? Se vuoi lo fermo. Ciao, saluto. Se no io tocco qualcosa vicino alla speakerphone. Allora, rimane supportato il cloud connector, però diciamo usciranno delle cose nuove, effettivamente non ve le ho menzionate. Ci sono passato velocemente, ma effettivamente non ve l'ho menzionata. All'interno di Teams, ma di conseguenza anche di Skype for Business Online, rilasceremo nella seconda metà del 2018 la possibilità di gestire dei SIP trunk diretti. Quindi è stato anche chiamato Bring Your Own SIP Trunk, tanto che ci divertiamo a creare le Direct SIP, quindi intermediato da un SBC a casa del cliente, poi eventualmente in hosting dal telco provider se diciamo gestisce un layer 2 magari col cliente sull'MPLS. Quindi questo snellisce l'architettura perché in effetti poi non c'è più bisogno del cloud connector. Quindi il discorso qual è? Se andiamo sulla soluzione, già oggi cloud connector più SBC, perché magari il telco provider mi consegna la telefonia e il SIP track,
il nuovo degli E1 dei primari. Diciamo che quel sistema è già pronto per il passaggio successivo, perché spengono dal connector e molto in curiosity crank e ho risolto. Quindi in questo senso continua a essere supportato, però gli sforzi di sviluppo passano sul discorso sicuramente, e credo che sia insomma la cosa migliore per tutti. Il calling, tra l'altro, cioè la parte, dicevo prima, in Italia arriverà o non arriverà, in questo momento è in fase di lavorazione, ci sono sicuramente dei problemi legati appunto alla nostra amata Telecom Italia, però è anche vero, perché poi se ne parla sempre anche con i clienti, non è detto che quando usciremo poi con le tariffe, i piani di calling, saremo poi così competitivi rispetto ai provider italiani. Quindi tutto sommato, avere la soluzione SIP-Trunk permette al cliente finale di scegliere di mantenere il suo contratto con il suo provider globale, avere comunque una soluzione veramente cloud senza bisogno di avere dei pezzetti o dei gateway in giro. Quindi tutto sommato è una cosa che avremo, ma non è così necessaria in questo momento. Grazie. Altre domande? Intanto faccio un tweet. Ce ne sono? Un argomento che ha detto adesso Pietro, se noi facciamo un raffronto con quello che è il calling plan disponibile ad oggi in altri paesi, e sicuramente la Spagna è il paese più vicino a noi, strutturalmente come numeri, il calling plan adesso secondo me ha un problema, che è il rapporto col telefono. Telefonico sui canali, perché adesso viene venduto con un rapporto un utente un canale voce. Mentre normalmente la telefonia fa un utente, 10 utenti, un canale voce, quindi c'è un rapporto completamente diverso. Con la soluzione offerta da Microsoft in Spagna, ribadisco, quindi con il calling plan spagnolo, hai un utente, hai una voce, hai 500 utenti, hai 500 linee voce. Normalmente un'azienda da 500 utenti avrà due primari, un primario, due primari, c'è una combinazione di questo tipo. Invece con questo tipo di soluzione ad oggi, ma non è detto che non sarà cambiato in futuro, ma è un approccio utente, è un rapporto, esatto, come il corso bridge, no? PSTN, esatto. Audio conference, hai un utente, è utente. Questo è un problema che ad oggi in Italia non c'è, perché non c'è l'offerta. Il giorno che arriverà bisogna vedere se la Samsung appunto in US UK, dove sono invece più sì, allora un'azienda US che non è completamente commerciale, quindi davvero non ha un ufficio, ne parliamo, sta usando quello o in realtà sono più sul libro, perché alla fine gli costa meno. Ma negli Stati Uniti siamo meno osteggiati, innanzitutto perché c'è miliardate di operatori anche virtuali, cioè lì su le cose funzionano più un po' di più da questo punto di vista. Però ci sono dei piani negli Stati Uniti da $12 o dei mini plan da $6 o forse anche meno, a utente, dove sono tutte le chiamate incluse. Noi abbiamo, diciamo, illimitato da noi con 1200 minuti. Nord America è completamente aperto, cioè senza limite, e tutto sommato quella cifra lì non è esagerata, visto che, ma c'è un discorso diverso, che negli Stati Uniti ci sono sempre noi paragoniamo gli Stati Uniti all'Italia, all'Europa, paragonare ad uno stato degli Stati Uniti l'Italia, perché comunque lì molto spesso vengono fatte chiamate all'interno dei confini degli Stati Uniti, però tra stati diversi. E quindi è molto utilizzato, senza dubbio, lì non c'è un problema di pricing. Poi soprattutto, ma questo è un fatto proprio culturale, nei paesi anglosassoni, quindi mettiamo dentro anche UK, più vicino a noi, si usa un sacco l'audio conference, cioè bridge, tutte le aziende fanno conference. Qui da noi le aziende veramente italiane non lo utilizzano praticamente, così come la voicemail, quindi di fisso si usa molto ancora, cosa che da noi in voicemail, chi è che ha lasciato il messaggio? Nel 1980 penso di aver ricevuto l'ultimo messaggio della casa d'avvocato.
Quindi è un mercato un po' diverso, per cui le dinamiche che ci sono lì sono proprio diverse, oltre che le tariffe. Quindi vedremo. Però ecco, ripeto, l'esempio che facevo prima, abbiamo dei clienti multinazionali che dicono io non vedo l'ora, oppure dicono, cioè, nel senso, quando mi dai in Italia, ma non è un problema, perché il loro problema è gestire le sedi estere, che sono molto più piccole, sono delle branch, e vogliono essere molto snelli, non hanno neanche gli spazi per i server remoti, e quindi tutto quanto cloud. Il problema della diversità, una sede dall'altra, come una sede c'è un centralino, c'è 20 anni, un'altra, hanno fatto il centralino l'anno prima, non l'hanno detto la casa madre, quindi questo. Per dirsi voglia, sicuramente le vai a sanare, quello è vero, effettivamente. Il discorso del pricing in Italia si arriverà, probabilmente potrebbe esserci un po' di problemi, ma non va fatto il confronto con gli Stati Uniti. Ecco, qui comunque, per esempio, quello che sto trovando anche sulla pubblica amministrazione, cioè che cosa potrebbe essere veramente improbabile parlare di cloud della pubblica amministrazione, stanno partendo, chi è partito prima, chi sta partendo adesso, progetti di smart working. Quindi ci sono molte aziende che adesso dicono che partiamo con un progetto 150 dipendenti in telelavoro, smart working, che si voglia. Allora questo strumento a loro, eventualmente anche con una numerazione diversa da quella del centralino, li aiuta, perché loro in tempo zero, con la parte veramente online, attivano questo utenze. E all'utente a casa, certo non gli vanno a dare magari un telefono IP fisso, gli dicono ti do il PC, hai che Skype una cuffia di qualità, non quelle Jabra, meglio quelle della concorrenza. Quello deve essere attento. E quindi ecco, un approccio può anche essere quello, per questo la ibrida senso. Iniziamo con un'isola di utenti, facciamo una sperimentazione, magari iniziamo con lo smart worker e poi lo possiamo estendere, diciamo, ad altre figure. Perché di fatti, effettivamente, non me ne voglio a quei Polycom per i telefoni IP. Cioè, oggi ha ancora senso avere un pezzo di plastica. Io arrivo da, mi è passato in due aziende che avevano il loro core business su quello. Un pezzo di plastica è molto costoso sulla scrivania che fa il telefono. Non lo so. Perché poi il rischio che tutti gli utenti usano il cellulare perché hanno la rubrica del cellulare. Skype è la mia rubrica. Quindi io faccio in tale per fare il numero, da un'email, boom, chiamo direttamente un contatto. La cuffia diventa veramente, poi tra l'altro con la cuffia io posso scrivere, prendere appunti, continuare a lavorare. Cioè il telefono non so se è ancora... L'esperienza che vediamo noi è che il telefono ha ancora senso in determinate categorie di utilizzatori, ci sono classico segretario, direttore che è imprescindibile. Posto operatore, in realtà la console, operatore, magari vediamo già di più una Java più di un certo livello, la Java 930 per citarne a caso, con la sua console, magari. Però il telefono ha ancora una sua nicchia di funzionalità. Chi riceve tante telefonate deve trasferirne tante, sicuramente il usate transfer può essere più comodo, per certi versi può essere più comodo. Quello che noi cerchiamo di dire ai nostri clienti è se non utilizzate il telefono, però non vi utilizzate casse e microfono del PC, perché se no non ci siamo, cioè ti do il telefono. Cioè, il messaggio è tolgo il telefono, metto una cuffia certificata valida, non le cuffie dell'iPhone o quello che passa in quel momento. Si mettono delle cuffie certificate, perché sennò non funziona. Questo è un messaggio, poi adesso siamo rimasti forse più operatori del settore, però non li conosco tutti, se c'è qualche cliente. Il messaggio è fondamentale, cioè vanno messe delle cuffie valide. Sì, fa la differenza. Con la concorrenza. Fa la differenza. Già questa volta. Cuffie certificate, sono tutti produttori di cuffie di ottimo livello, poi prezzi, funzioni, caratteristiche, tutto quello che volete, ma la cuffia è assolutamente, non si toglie il telefono per lasciare il portato, sennò è un disastro. Se posso aggiungere comunque sia tutto lo scenario di IT Shadows, che va comunque sia a fare praticamente a coprire su UC, la user experience è sempre bassa, e questo non solo
appunto per dare point che tipologia di strumento utilizza, quindi requisiti tutto, ma allargherei il discorso anche di come viene trattato il traffico di rete, insomma si espande anche lì, perché alla fine comunque sentire bene, parlare con una certa tranquillità, una telefonata è solo quella che si descrive, se tutti gli strumenti non adatti la rovinano e poi non la rovina a te, non la usa dall'altra parte, la rovina due cose. E la funzione poi della console, esatto. Perché poi se non sento bene, dico senti, uso il cellulare, esatto. Che poi ha una qualità pessima il cellulare, perché ha dei codec super compressi. E la formazione. La formazione che è un aspetto che molti tralasciano purtroppo. Non si può pensare di dare strumenti come Skype, come Teams a un utente finale senza fargli un minimo di formazione. Siamo usciti dal perimetro, diciamo, della sessione, ma stiamo parlando liberamente. Formazione secondo me è assolutamente importantissima. Cioè, se state valutando soluzioni di questo tipo, mettete in conto un paio di ore all'utente finale. Nella metodologia la si decide assieme. Una formazione ai vostri key user interni che vanno a fare a cascata formazione ai loro utenti, ma benissimo, formazione massiva, benissimo. Però pensate, perché è importante. Altrimenti l'utente si sente, diventa ostile, comincia a ospitare. Invece la Teams ci sono novità della gestione di Teams, dobbiamo sempre colpare l'utente che mi vengono a fare come vogliono. Per la parte di gruppi, per la parte di gruppi. Ma quello perché è il problema di gestire Teams e ci puoi sbagliare. Allora, la questione è che Teams è visto come strumento, chiamiamolo self-service, nel senso che è l'utente che si crea il suo gruppo. Stop broadcast. No, io capisco. Hai visto i danni? No, certo. Ovviamente. No, però conto i gruppi, diciamo che per istituzione aziendale devono esserci il canale di contatto, però poi il gruppo di lavoro è estemporaneo, che può essere fatto tra 3 utenti, 5, 10 su base progetto. Quello deve essere data la libertà, secondo me, all'utente di crearsi il gruppo. Se no diventa uno strumento, perché altrimenti poi devo chiedere a qualcuno, al mio concierge, di crearmi il gruppo. Suffissi o di prefissi che almeno utilizzavano quello gruppo Teams. Allora, sono legati agli office da 65 gruppi. Finché non c'è davvero una gestione che l'ID del cliente si fida poter lo crei, tanto male che vada lo vado subito a peccare, non lo deployeranno mai. Intanto Teams è deployato automaticamente, quindi questo è un passaggio che anche questo è un passaggio che non so in quanti sanno. Farlo avviare molto, lo so. Sono stati annunciati dei nuovi prodotti, senza dire. È così lo usi. Così lo usi. Sì, infatti, l'altro problema è che molti IT non lo sanno che c'è questo problema. Sì, stai mettendo insieme, cioè è deployato automaticamente, l'IT non lo sa, l'utente lo usa, certo. Però il gruppo rimane, i dati. Sì, magari fai più fatica a raggiungere una certa performance. Però una volta che ce l'hai, sai che cosa fa e cosa non fa. Ho visto davvero le persone, dei clienti, di piangere perché le aveva attivate, queste le usavano. E questi le usavano, sì, sì. Però loro hanno il minimo controllo. Quindi lo dico. Ci siamo, ma non rendo conto. Ah, certo. Per questo motivo che perché non li conosci poi, ma perché non li conosci i tuoi utenti, probabilmente. Non sai neanche dove stanno. Certo. Potrebbe essere una sessione prossima. Parliamo.
Allora, sicuramente un problema è il problema classico della coperta in questo caso, perché da una parte hai la funzionalità che se le blocchi nell'automatismo perde probabilmente di significato il prodotto stesso, no? Esattamente come diceva poi prima Pietro, Teams nasce anche per prendere, cioè dietro lo, nasce anche per sfruttare quelle che sono le funzionalità tipiche, per esempio di WhatsApp che tu hai citato, quindi anche l'immediatezza di un prodotto come WhatsApp portato a livello aziendale. Quindi da un certo punto di vista è giusto che l'utente possa in autonomia crearsi il Teams. Dall'altra parte